Bentornati a tutti in questa seconda parte di questo nostro dibattito e dialogo. Diamo ora il benvenuto all'onorevole Claudio Signorile. Prego, può accomodarsi sul palco. Onorevole, innanzitutto grazie per essere venuto qui, per aver accolto il nostro invito. Sì, il microfono è acceso. L'onorevole Claudio Signorile, al tempo dei fatti che qui narriamo, era vice segretario del Partito Socialista e ovviamente deputato. Onorevole, abbiamo visto una clip di sue dichiarazioni molto importanti, anche dal punto di vista geopolitico e non solo per quanto riguarda la nostra nazione, sono importanti anche oggi, non solamente 43 anni. Diciamo che potrei dire che sono attuali ancora queste affermazioni. E mi hanno colpito alcuni punti dove lei parla di rottura dell'equilibrio di Yalta, che a quel tempo doveva essere garantito e che probabilmente con Aldo Moro non sarebbe stato così. Equilibrio di Yalta che oggi invece è stato rotto. Viviamo in un mondo forse diverso e in questo equilibrio c'era anche la Gran Bretagna, che lei ha citato come responsabile del sistema del controllo in Italia. E mi ha colpito molto questa frase perché la Gran Bretagna anche oggi nella Piazza Rossa è stata citata da Vladimir Putin come uno dei suoi maggiori nemici e come protagonista dei movimenti internazionali. Quindi io le volevo chiedere, lei ha affermato nella clip che le decisioni su Moro sono state prese altrove, non in Italia. Questo equilibrio di Yalta si è rotto ora, si è rotto in quel tempo e qual è il nostro ruolo di Italia in mezzo a queste grandi potenze che lei ha spiegato che ci hanno in qualche modo controllato, probabilmente ci controllano tuttora? Devo rispondere? No, perché ha detto... Se vuole... È già aperto. Sì, è già aperto. Ma è evidente che quello che abbiamo chiamato da politici, da storici, da attivisti, qualsiasi cosa, l'equilibrio di Yalta si dissolve con la caduta del muro di Berlino e col dissolversi dell'Unione Sovietica come interlocutore politico e militare. È evidente questo. Quindi tutto il ragionamento che noi facciamo è un ragionamento in un contesto diverso, non prende. Devo parlare più vicino, chiedo scusa. Ecco. Questo mi consente di fare, come dire, a commento dell'intervista che avete ascoltato, per la quale ringrazio Paolo, ringrazio chi è, anche come tecnicamente è stata montata, perché è tecnicamente un bel risultato, quindi anche il regista. Spiegando, scusate il termine un po' professorale, ma sarà quello che per qualche minuto dovrò usare, il contesto nel quale il nostro paese viveva, che era un contesto subalterno. Attenzione, la vicenda di Moro, quando io dico non è una vicenda di criminalità organizzata, un grande assassinio, no, è una vicenda che si colloca politicamente, che si colloca anche storicamente,
in un lungo contesto in cui la componente stragista si intreccia con la vicenda politica italiana. E per farvi capire, vi invito a ricordare, i giovani non se lo ricorderanno purtroppo, l'eccidio di Portella della Ginestra, 1947, che è il primo grande atto di stragismo politico che prosegue con, nel passare degli anni, con altre azioni consimili che vanno dalla Banca dell'Agricoltura a Brescia, all'attentato al treno, alla stazione di Bologna e tante altre realtà. Quindi noi abbiamo, perché ve lo sto dicendo questo, una componente permanente nella vita di questo paese che è segnata dall'uso mirato e funzionale dell'atto di violenza, strage o meno, che noi lo vogliamo chiamare. Perché questo? Perché bisognava tenere un paese come il nostro strategicamente fondamentale, non soltanto negli equilibri mediterranei, ma nel sud-est della NATO, dell'Alleanza Atlantica? Per quale ragione l'Italia doveva essere mantenuta costantemente attraverso sia gli interventi diciamo di violenza fisica, sia attraverso azioni di carattere complottista, il piano solo, i vari tentativi? E qui è il ragionamento che vi farò, è un ragionamento importante che va capito bene. L'Italia è il più grande partito comunista dell'Occidente. Partito comunista che, a differenza di quello greco e in un certo senso anche di quelli di altri, non ha imboccato la strada rivoluzionaria dopo la fine della guerra. Si è collocato su quella che Togliatti, dopo la scelta di Salerno e quindi la partecipazione dei comunisti al governo Badoglio, insomma a governi di ricostruzione, faceva del Partito Comunista un partito nazional popolare, certo, con una vocazione rivoluzionaria perché il suo riferimento era l'Unione Sovietica, ma con una scelta democratica che era quella di accettare le elezioni, i risultati elettorali, la logica, chiamiamola così, parlamentare dei risultati elettorali. E qui il ragionamento diventa complesso. Mentre era facile in uno schema Yalta, l'Italia era affidata alla sorveglianza della Gran Bretagna ed era e faceva parte del blocco atlantico e quindi era guidata dagli Stati Uniti come direzione generale. E però dentro questo paese un partito rivoluzionario era facilmente collocabile in un angolo. Tu ne definivi in qualche modo i margini di esistenza, lo combattevi con le azioni di polizia, sostanzialmente tu sapevi di avere a che fare, la Grecia ha fatto l'esempio, ma non è il solo, di un partito che aveva come suo scopo quello di rovesciare gli equilibri democratici e quindi lo combattevi in questo modo. Quando l'altro partito, quello dell'altra Yalta, della Yalta diciamo sovietica fra virgolette, si presenta come un partito che fa la sua scelta democratica, che concorre alle elezioni, che ne riconosce i risultati e che però governa dove questi risultati gli sono favorevoli, cioè negli enti locali, perché a livello del governo centrale non lo può fare, però governa negli enti locali e non Nepio o Frosinone, ma Milano, Roma, Torino, Napoli. Ragazzi, a quel punto
per evitare che ci sia poi un sotterraneo ma irresistibile processo di conquista dei poteri da parte di chi, come dire, usa o vuole o si identifica con la democrazia come strumento della politica. Per fare questo bisogna tenere tutta la situazione in uno stato di fibrillazione permanente che consenta l'utilizzo di tutti quegli strumenti di natura politica e poliziesca che fanno parte della governabilità di una realtà marginale ma essenziale nella sua strategia. Ecco, attenzione, collocate per favore in questo ragionamento la vicenda Moro e via via, andate a guardare su Wikipedia la cronologia delle stragi e vedrete che quello che vi sto dicendo lo troverete scritto, come dire, nero su bianco. Per quasi 50 anni noi abbiamo vissuto in un contesto in cui la componente, chiamiamola così, stragista, ecco perché strage è anche l'assassinio del magistrato, è anche l'assassinio del poliziotto, è anche tutto quello che abbiamo amaramente vissuto, è che non sono gli anni di piombo, sono il contesto del modo in cui la nostra democrazia si è consolidata ed è sopravvissuta malgrado questo tipo di interventi, che erano prevalentemente esterni, che avevano nella cabina di regia inglese, questo oramai lo possiamo dire perché sta diventando di dominio universale, una realtà nella quale questo tipo di presenza veniva giudicata e valutata secondo lo schema kissingeriano, no? Tutto deve rimanere come stava prima. A questo punto, perché la questione di Moro diventa così delicata e importante? Perché Moro, e anche noi, perché Moro non è che lavorava da solo, c'erano alcune persone che avevano in mente il discorso della ricostruzione dell'indipendenza del paese, quindi leggevano il contesto del governo di unità nazionale non come un escamotage, ma come la riconquista dell'indipendenza dell'Italia, che noi eravamo precedentemente, per farvi capire, ci sono fra voi molti ragazzi, quindi lo devono sapere, io dovevo telefonare all'ambasciata americana, lo sto dicendo esagerando, ma insomma non dico per chiedere il permesso, ma insomma per informare, è la stessa cosa che veniva fatta dai miei amici e compagni comunisti all'ambasciata, cioè il contesto dell'Italia fino agli anni 90 era questo, altro le chiacchiere, capirete perché. Io ho sempre considerato con ironia l'idea che tutta la vicenda di Moro si potesse rinchiudere in una serie di morti e di gente uccisa, ma realizzata da un gruppo anche mediocre come capacità di elaborazione politica che è rappresentato dalle Brigate Rosse, che erano uno strumento naturalmente, come i fatti hanno dimostrato e come abbiamo visto. Perché, ecco, dici, ma che c'entra con la domanda? Perché la domanda è fondamentale, quella che mi hai rivolto, Marisa, ed io ti rispondo però con altrettanta chiarezza. Non è una questione che era affidata alla componente esterna, tutto si intrecciava. La vicenda, del rapimento di Moro a cavallo del governo, dell'insediamento del governo Andreotti, è legata anche al fatto che alla base di questo accordo c'era il governo organico che a novembre si sarebbe dovuto formare con la partecipazione di tre ministri comunisti al governo a direzione democristiana ma a unità nazionale. Cioè era... Le cose andavano avanti nel senso che i guardiani di Yalta temevano. Un partito che faceva parte, stiamo parlando ancora del 78, siamo in piena guerra fredda, seconda guerra fredda, un partito che faceva parte
ancora verbalmente del blocco antagonista, anche se Berlinguer aveva dichiarato di sentirsi sicuro sotto l'ombrello NATO, anche se il rapporto, diciamo così, di collaborazione governativa lasciava intendere chiaramente che oramai si andava verso un percorso diverso, e di questo, questa gente lo dimentica, nel giro di pochi mesi, ecco, andiamo a Washington, io, Enzo Scotti, per la Democrazia Cristiana, e Giorgio Napolitano, a spiegare cosa stava succedendo in Italia e perché noi ritenevamo questo un percorso virtuoso e perché una parte importante della direzione di governo americana, sia Pentagono ma soprattutto CIA e Dipartimento di Stato, consideravano questo un fatto positivo. Mi ricordo bene la frase, voi siete texani, vi faccio una domanda, il più grande partito comunista dell'Occidente chi è? Il Partito Comunista Italiano. Benissimo, il Partito Comunista Italiano ha dichiarato di scegliere la NATO come suo campo di riferimento. È vero, sì, è vero. Questo è giusto o è sbagliato? È giusto. Allora di che stiamo parlando? Avete la risposta, era sì, hai ragione. E questa è una cosa che non avremmo mai pensato possibile. Invece era possibile perché, e qui Moro, Berlinguer, i socialisti, eccetera, collaborarono ad una realtà che aveva, scusate l'enfasi e la retorica di quello che dirò adesso, come obiettivo fondamentale la riconquista dell'indipendenza del paese. Sembra una cosa così, però era una cosa da fare. Negli anni 70 noi dovevamo riconquistare la nostra indipendenza. Quello che accade 10 anni dopo con Sigonella è la conseguenza visibile di questo che vi sto dicendo. Io vi sto raccontando una condizione della politica italiana, non una fantasia. Ecco, mi fermerei qui aspettando le altre domande, perché non voglio aggiungere troppa carne al fuoco. La cosa che mi interessa venga capita è il contesto, che non ci troviamo di fronte ad un episodio criminale, ma siamo all'interno di una dura, difficile, amara, sanguinosa storia politica del paese, del quale Moro era un protagonista fondamentale, ma non il solo. Va bene. In questo non stiamo a teatro. In questo contesto, come lei ci ha ben descritto, lei ha parlato anche di Pertini che per durezza, ha usato questo termine, non ha partecipato a delle trattative. Certo. Insomma. Allo stesso tempo risulta anche, quantomeno dagli atti del giudice Ferdinando Imposimato, che non è più tra noi, che neanche il Partito Comunista non avrebbe partecipato a nessuna trattativa. Ecco, vorrei capire meglio cosa si intende. Si mettono ai panni del Partito Comunista, che aveva questo problema importante di cui era protagonista, portare a compimento e non far fallire questo percorso di ricostruzione di un governo di unità nazionale, da un lato, e dall'altro lato quello di sapere che una parte dei brigatisti, che tutta l'atmosfera brigatista che era stata gonfiata intorno a questo episodio di rapimento e di assassinio, tutto questo significava che una parte di dirigenti comunisti non di troppo tempo fa facevano parte di questo, quindi era delicatissima. Quindi i comunisti non partecipano, non ostacolano, peraltro devo dirlo, come la mia è una testimonianza diretta, io avevo i rapporti con Chiaromonte quasi ogni giorno, non ostacolano, però e non è cosa loro, non possono essere parte attiva. Quello che è che riguarda Pertini è diverso. Innanzitutto tenete conto che nel periodo in cui stiamo parlando, Pertini non è un dirigente di partito, è una figura rilevante, di grande autorità morale, grande resistente, ma non è un dirigente di partito, non ha un ruolo e non ha neanche l'autorità politica. Lo voglio dire, io sono un adoratore di Pertini, però non ha in quel momento
l'autorità politica, è più autorevole De Martino, dico, per fare un esempio, diciamo, per, non è, quindi non è paragonabile la cosa, è invece comprensibile perché come Pertini anche altre figure rilevanti e importanti, penso a Ugo La Malfa, faccio un esempio, che è grande democratico, durissimo contro ogni forma di quello che loro chiamavano trattative, che io spiegavo che non erano, non stavamo trattando niente, stavamo creando le condizioni, le condizioni perché coloro che erano i reali decisori, questo io l'ho avuto chiaro fin dall'inizio, che i reali decisori non erano i brigatisti, che dovevano essere per carità tenuti, e questo era, lo fece benissimo con grande intelligenza Franco Piperno, Pace, ma i veri decisori erano altrove ed erano quel sistema di quella che io chiamo i guardiani di Yalta, ma insomma, che è una realtà che attraverso diversi servizi o segmenti di servizi ha questo obiettivo, far fallire qualsiasi tentativo che squilibri le condizioni del campo nel quale la partita si sta giocando. Spero di essere stato chiaro. Perfetto. Kissinger faceva parte dei guardiani di Yalta? Il Kissinger. Ma certo, era il capo morale. Il capo morale, però fra 20 giorni compie 100 anni. Ieri ha dato indicazioni che entro dicembre di quest'anno ci sarà una pace nel conflitto che si svolge in territorio ucraino. Sì, stanno cercando. Beh, ma non è così facile perché ci sono interessi. Contrastanti e non convergenti. Però la ricerca di una pace non è retorico, è una necessità. Non regge più il sistema economico e gli equilibri mondiali con questa condizione. Certo, però se lui prima era il capo morale dei guardiani di Yalta, ora che... Beh, più che il capo morale è il capo proprio. No, era così. No, che domanda mi sembra? Ora che ruolo assume, visto che comunque... La partita si gioca altrove. Può avvicinare il microfono? No, la partita si gioca... Non, è solo un portavoce. Non lo riguarda più. No, ma sì, è un portavoce. Può essere portavoce di interessi, di esigenze, così via, ma la partita si gioca altrove. È diventata fondamentale la realtà indo-pacifica rispetto alla... noi ragionavamo, io stesso mi accorgo a volte di ragionare, però poi ci ragiono perché serve, ancora in una chiave... come dire, mediterranea, atlantica, ecco, non basta, ecco, no. Diciamo che è anche, anzi, viene in secondo luogo rispetto... Viene in secondo luogo, però comunque noi siamo nel centro del Mediterraneo, lei prima ha citato Sigonella. Accidente. E Sigonella stava dicendo che probabilmente non avrebbe avuto, se ci fosse stato Aldo Moro, non avrebbe avuto il ruolo che... ha avuto successivamente, che ha tuttora. No, con Moro vivo probabilmente noi avremmo avuto un governo di unità nazionale, avremmo avuto forse anche Craxi, perché noi eravamo portatori della democrazia dell'alternanza, come, cioè il nostro ragionamento era il passaggio dell'unità nazionale era un passaggio di transizione verso la possibilità che o una parte o l'altra assumessero le responsabilità di governo e governassero su accordi e su programmi definiti. Questo era il ragionamento complessivo e finale. Quindi il passaggio fondamentale era il governo con tutte, la frase che usavamo nel conciliario, tutti i partecipanti alla maggioranza di governo dovevano essere nel governo. Quindi i comunisti che loro votavano per il governo dovevano stare al governo. E la stessa cosa valeva ovviamente per gli altri partiti. Era questo, tutti consapevoli della transitorietà, ma anche del passaggio di fase. Si passava da una fase di combattimento, di scontro, a una fase di collaborazione. In un contesto nel quale, qui ritorno al ragionamento che ho fatto all'inizio, il paese riprendeva la sua indipendenza, la sua autonomia, faceva le sue scelte di natura economica, militare, strategica. Poi non è che ci sarebbero stati grandi cambiamenti, ragazzi, intendiamoci,
perché poi soprattutto le relazioni internazionali hanno delle regole ferree dalle quali è difficile uscire, però il passaggio era importantissimo. La richiesta, il viaggio negli Stati Uniti per dare l'informazione sarebbe servito ancora, ma per altre ragioni, non in un contesto. La stessa cosa valeva, in cui diventa un problema il fatto che Berlinguer, vi ricordate, quando va al congresso parla di una cosa e si dice non d'accordo, figurati. Vabbè, altrimenti il discorso diventa un altro, quindi non usciamo, no, è utile, ma insomma è un ragionamento diverso da quello su Moro e sulla vicenda intorno a Moro. Continua, fammi le domande. Allora, io volevo capire, lei ha parlato giustamente di passaggio di fase. Ora stiamo vivendo un altro passaggio di fase, oserei dire anche più grande di prima. È come se passassimo da uno stato gassoso ad uno stato acquoso, cioè stiamo vivendo dei sommovimenti internazionali che non avevamo mai visto prima. Sta cambiando sotto i nostri occhi letteralmente il mondo. Lei prima ha parlato di anche Indo-Pacifico, insomma. Noi siamo una piccola repubblica di secondo piano, anche se siamo il quinto paese industriale del mondo. Siamo ancora il quinto grande paese manifatturiero. Noi siamo un paese piccolo, come dire, territorialmente piccolo, medio territorialmente, come qualità della nostra economia, come qualità, sottolineo, noi siamo una realtà ancora molto significativa, e strategicamente non ne parliamo, perché voi leggete l'Alleanza Atlantica, che rimane ancora il protagonista militare delle vicende, tutto la parte, diciamo, del sud-est, tutto il confine sud-est dell'Alleanza Atlantica è Italia, sì. Direttamente o indirettamente. Già questa cosa ti fa capire in che razza di guaio siamo. Ma come viene, guaio appunto, ma quindi come viene governata questa transizione in un paese male, come vabbè, il nostro? Non mi fate parlare di politica, male, però non è questo. No, nel senso, per cui ci stiamo vicendo, non ci interessano, non è i questo politici, per cui stiamo qui. No, insomma, non ci interessano, no, i giudizi politici di in questo momento, però come ai tempi di Moro, abbiamo visto che c'era un uomo che abitava sostanzialmente al Viminale, che era Pizzenik, il polacco mandato da Kissinger. Ora, la mia domanda è, ora in questi tempi di transizione abbiamo ancora questo tipo di situazione, oppure? No, sì, probabilmente sì, ma non ti so dare una risposta precisa. Ti direi sì, perché fa parte, diciamo, del contesto nel quale viviamo, ma non mi sembra, dirò una cosa che mi fa fastidio dire, è talmente modesta la capacità strategica in questa fase della nostra classe dirigente che non c'è neanche bisogno di passare non c'è neanche bisogno, ecco, le cose si fanno direttamente, se si fanno, quindi è un momento delicato dal quale speriamo di uscire, vero? Però ecco che dico, non entriamo nella, perché poi ognuno parla e dice le sue cose, io ho qualche idea, però sono accuratamente ai margini della politica e mi ci tengo, quindi non è... Cosa sarebbe cambiato se invece dell'uccisione di Moro ci fosse stato la liberazione? Cosa sarebbe successo? Tutto. Non lo so, però, devo dirti. No, allora... Anche perché partiamo dal presupposto. Una domanda seria, ti do una risposta seria. Che cosa avrebbe significato la liberazione di Moro? Il fatto che quell'area, allora, tutta la vicenda si svolge nel senso della preparazione in parte dell'esecuzione e della decisione in un contesto, abbiamo definito prima, internazionale, cioè questo avviene, io vi ho dato il quadro complessivo di maldi diversi in questo contesto di stragismo inteso come elemento che mantiene in
equilibrio e quindi in precarietà le condizioni di governabilità del paese. Moro viene rapito e si avviano le procedure per la sua morte. Questo significa che prevale la scelta, capitemi, kissingeriana, cioè tutto deve rimanere come prima, quindi ammazziamo Moro e chi se ne parla, e non se ne parla. Ed è il segnale, questo significa che il governo con il governo organico unico muoversi non si farà più, nessuno lo dice, però poi avverrà così. Nel caso Moro fosse stato liberato, significava una cosa, che questa tendenza era battuta all'interno degli organizzatori del sistema. Io l'esperienza diretta che ho avuto, io l'ho toccata con mano. Quando sono stato negli Stati Uniti, io dovevo parlare con due realtà. Nella CIA c'erano, ho detto prima nell'intervista, due componenti, una che era non per la morte di Moro, questo non avviene prima, però avviene in un contesto, si deve fare o non si deve fare, fino al compimento, l'accordo di unità nazionale. Allora c'era una parte che diceva sì, si deve fare, perché comunque significa che tutto il versante della NATO del sud-est è sotto controllo, non si deve fare perché significa rompere gli altri e non sappiamo dove andiamo a finire. Ecco, in questo, perché ve lo sto dicendo? Se Moro fosse stato liberato, significava che prevaleva la tendenza, come dire, positiva. Si deve fare, si può fare. Moro ucciso significa che ha prevalso l'altra. Infatti Paolo e cose sanno, ne abbiamo parlato lì, Moro viene ammazzato in un modo singolare, cioè avviene, non si sa che uno viene e lo uccide, basta, cioè non c'è la discussione, chi vince, chi perde, no. Dove le decisioni vengono prese, si prende una decisione e si esegue, basta. Spero di essere stato capito. Grazie. Questo accade, direi di sì, basta. In tutto questo contesto, ma dovete finire, siamo al teatro. In tutto questo contesto c'è anche un altro attore, che è il Papa, sì. Papa Paolo VI. Lo dico e spero di non essere quasi irrilevante come determinazione. Non per sua volontà, lui ha tentato di fare quello che poteva, ma non poteva. Hanno tentato veramente anche tutta la parte finale, c'è stato un momento in cui la Chiesa si è esposta molto anche dal punto di vista economico, cioè, però non era quello il tavolo dove si giocava la partita, ecco, un altro tavolo. Non era quello il tavolo, però al quale il Papa non era ammesso, ecco, non era il tavolo nel quale lui potesse giocare. Non è che non l'abbia voluto fare, l'ho fatto, in questo è sbagliata la polemica, solo che quando dall'altra parte stanno ragionando figure in realtà come quella che vi ho descritto, che è come quasi come il discorso adesso dell'Ucraina, il Papa appella alla pace. Eppure il Vaticano comunque nel crollo del muro di Berlino ci ha avuto un ruolo importante. Meno di quanto tu pensi, però vabbè. Meno? Sì. Però vabbè, adesso non... Okay, no, non pensavo avesse un ruolo più importante, no, che è stato citato nel film, sì, e sì. Quindi volevo citare un attimo, sì, tutti è stato citato, i membri perché il Papa è comunque una figura rilevante, ma io sto facendo un ragionamento freddo, come sì. Avete capito. No? Sì. Questi segreti che ci sono tuttora verranno resi pubblici un giorno? Che segreti sono? Beh, come diceva lei prima, non abbiamo... Non è di segreti, è parlare di prove. I segreti, quasi tutto è noto. Bisogna vedere qual è la parte che deve essere rivelata e se ci sono o meno le prove non basta fare un'affermazione. Faccio l'affermazione, sono stati loro, no, devo dimostrare, devo avere il... E queste sono cose, scusatemi e capitemi, in cui non esistono le prove e le testimonianze. Stiamo parlando
di una vita che viene vissuta quasi sempre nell'oscurità. Purtroppo, ecco, però è così. Cosa le ha lasciato lei personalmente il caso Moro? Il fatto che non me ne sono più occupato. Come sanno i miei amici giornalisti, io cerco di strapparmi di dichiarazioni o riferimenti, ottenendo da me, devo dire, abbastanza rigorosamente un rifiuto, che è lo stesso che le dirò adesso. Sì, certo, io l'ho vissuto in maniera molto intensa, molto personale, anche perché avevo un rapporto personale mio con Moro che prescindeva dall'aspetto politico, però non sono cose che possono essere ricondotte all'individuo, queste fanno parte di, come dicono, come diceva Giorgio Gatti, di un grande gioco, che certo, è un gioco, però, certo, è un grande gioco. In questo grande gioco lei vede anche un mutamento del popolo italiano? Sì, e beh sì, diventato sempre meno attento, ed è una cosa che mi preoccupa, sempre meno attento alle condizioni strategiche del paese. Noi parliamo di cose irrilevanti e non parliamo delle cose vere sulle quali noi viviamo o moriamo, come nazione, come paese, come economia, come soggetto politicamente attivo. E questo sì, questa è la cosa che mi preoccupa sinceramente, perché è così, purtroppo è così. E continuo a dire, noi la crisi del sistema politico e del sistema dei partiti ha avuto come sua prima conseguenza anche questo, il venir meno di questa consapevolezza dei ruoli che si devono esercitare e delle cose che stanno intorno a noi. Tutta la vicenda ucraina viene vissuta in modo sbagliato. Quella è veramente per noi la vita o la morte, ce ne renderemo conto fra qualche anno. In che senso la vita o la morte? Perché l'Ucraina in questo è il punto cruciale di un equilibrio che riguarda tutto quanto il versante europeo del quale noi facciamo parte, ma non soltanto. Quindi affrontarla come una questione di quasi indifferente è sbagliato. Ma questo, la colpa non è, lei ha detto, del popolo, la colpa è dei suoi dirigenti, insomma, di chi deve stimolare, formare, dare identità, dare visibilità a una coscienza diffusa che manca. In questo momento non c'è. Grazie, grazie onorevole.